Bentrovati. Sono Tiziano Bellucci, sono un ricercatore, antroposofo, da anni mi occupo di ricerca sovrasensibile. Sono qui per introdurvi i percorsi che vogliamo proporre quest'anno, percorsi che vanno dall'eterna ricerca di se stessi sino a condurci al ritrovamento dell'abisso di luce che vive in noi, della grande luminosità che possiamo irradiare e donare al mondo. Ecco. Tutti i percorsi che indicheremo sono qualcosa che vorrei condividere con voi e spero possiate e vogliate farlo insieme a me, insieme a tutti noi. Il percorso che voglio presentarti si chiama l'eterna rivelazione di se stessi. È un percorso particolare perché in realtà è strutturato con una decina di incontri, e tra cui il nesso fra la rivelazione e l'iniziazione, i gradi della conoscenza superiore, gli eterni esseri di pensiero. In qualche modo contempliamo e analizziamo la natura delle gerarchie degli esseri elementari. L'eterna esistenza, vita e morte sono gli eventi dell'aldilà, l'eterno della fantasia, i miti, le leggende, le fiabe, e l'eterna ricerca di sé, è articolata su questi particolari pensatori, Gurdjieff e Massimo Scaligero. Io ti aspetto e mi farà piacere vederti presente a questi incontri. Un percorso che in particolare ci tengo a proporre è il nostro gruppo di studi del giovedì sera, che si incontra ormai da tanti anni, forse 15 anni, e ogni anno lavoriamo su dei testi di Rudolf Steiner, li leggiamo e insieme li commentiamo. Quest'anno lavoreremo sul testo Teosofia, poi seguirà Segreti della soglia e infine Risposte a enigmi della vita. È un ottimo modo per confrontarsi, per lavorare insieme e incontrarsi. Un percorso che mi sta particolarmente a cuore è questa introduzione al Vangelo di Giovanni, al codice esoterico, alla interpretazione di se stessi all'interno della biografia del Logos dell'universo. Abbiamo già compiuto questo lavoro in modo dettagliato in un'altra sede, ma vi saranno tre incontri in cui io riassumo tutti i concetti fondamentali che sono contenuti dal primo al 17° capitolo, per poi invitarti, se vorrai, partecipare allo studio vero e proprio frase per frase del 18, 19, 20 e 21° capitolo, che si terranno l'anno prossimo. Un percorso che riscalda il cuore e illumina la mente, che fa ritrovare quella luce vera che illumina ogni uomo. È il percorso di Natale che quest'anno vogliamo portare nell'analisi dell'infanzia alla luce dei Vangeli apocrifi, l'infanzia del Logos, l'incontro con la luce Logos nel mondo eterico e le 13 luci di Natale. Spero di incontrarti e di fare un ottimo lavoro insieme. L'antroposofia è un cibo che sfama ed è acqua che disseta. Abbiamo bisogno sempre più di momenti di eternità, di momenti di profondità, per rivolgere verso noi stessi, verso la nostra anima, delle attenzioni, delle cure che di solito vengono assolutamente tralasciate e non considerate in questo tempo. Grazie dell'ascolto.